Armete Trismegisto, Corpus Hermeticum, Libro XIV. Lettera di Armete ad Asclepio, con l'augurio di essere saggio. È in forma di lettera, ma con i caratteri di una lezione. Tema centrale: Dio, creatore e padre, si fa conoscere all'uomo attraverso la sua stessa creazione. In tua assenza, mio figlio Tat ha voluto essere istruito sulla natura di tutte le cose e non ha voluto che io rimandassi sino al tuo ritorno. Poiché è mio figlio ed è un neofito, essendosi avvicinato solo da poco alla conoscenza, sono stato costretto a dilungarmi su ogni particolare, affinché la dottrina fosse per lui più agevole da comprendere. Quanto a te, ho pensato di scegliere i punti più importanti di ciò che ho detto e di scriverteli in forma di lettera, in breve, esprimendomi in una forma più consona agli iniziati, poiché sei maggiore di età e conosci già la natura delle cose. Se tutte le cose visibili sono nate e nascono, e se le cose nate nascono non da se stesse, ma da un altro, e se molte altre cose nate, anzi, se tutte le cose visibili, tutte le cose differenti e non simili sono nate, e se tutte le cose che sono nate da un altro, esiste qualcuno che le crea, e questo qualcuno non è nato, deve essere anteriore alle cose nate. Infatti, le cose che sono nate, come io sostengo, sono nate da un altro. Ora, niente vi può essere di anteriore a tutto ciò che è nato, se non colui che non è nato. Questo è anche il più potente, è l'unico, è il solo, realmente saggio riguardo a tutte le cose, poiché non vi è niente che gli sia anteriore. Egli è primo riguardo al numero e alla grandezza, perché è diverso dagli esseri creati e perché la sua attività creatrice è continua. Gli esseri creati sono visibili, egli è invisibile. Per questo, infatti, egli crea per rendersi visibile. Egli crea sempre, dunque è visibile. Questo dobbiamo comprendere. Compreso questo, dobbiamo ammirarlo. Dopo aver ammirato, dobbiamo stimarci beati, poiché si è conosciuto il Padre. Che c'è di più dolce, infatti, di un vero Padre? Ma chi è dunque e come possiamo conoscerlo? È giusto attribuire a lui solo il nome di Dio, o piuttosto quello di creatore o quello di padre o tutti e tre insieme? Si deve chiamare Dio in ragione della sua potenza, creatore in ragione della sua attività, padre in ragione della sua bontà? Egli è potenza in quanto è diverso da tutti gli esseri creati, e attività in quanto causa della loro creazione. Evitando tutti i discorsi superflui e vani, dobbiamo comprendere solo colui che crea e ciò che è creato, tra cui non vi è assolutamente un terzo termine. In tutto ciò che comprendi, in tutto ciò che ascolti, ricordati dunque di questo. E pensa che il creatore e il creato sono tutto ciò che esiste, senza porre niente in dubbio, né delle cose mutevoli, né delle cose che sono sotto la terra. Tutto ciò che esiste consiste dunque in ciò che è creato e in colui che crea. Ed è impossibile separare l'uno dall'altro, poiché colui che crea non può esistere separatamente da ciò che è creato. Ciascuno dei due è questo e nient'altro. È per questo che l'uno non può essere separato dall'altro, ma neppure da se stesso. Se infatti colui che crea non è altro che l'attività di creare, pura, semplice, non composta, questa deve essere necessariamente creata da se stessa e per se stessa, poiché il creatore di colui che crea è generazione, e tutto ciò che è generato non può esistere come generato da se stesso. Ma se è generato, lo è necessariamente da un altro che è generato. Senza il creatore, dunque, ciò che è generato non è generato, né esiste. Se si separa colui che crea da ciò che è creato, ognuno di questi termini perde la sua propria natura, perché è privato del suo complemento. Se invece si ammette che costituiscono tutto ciò che esiste, essi costituiscono un solo termine in virtù della loro unione. L'uno procede e l'altro segue. Quello che precede è il Dio che crea. Quello che segue è ciò che è creato, qualunque cosa sia. E non badare alla varietà delle cose create, temendo di degradare Dio o di menomare la sua gloria,
poiché la gloria di Dio è una sola ed è questa: il creare tutti gli esseri. È l'attività del creare e, per così dire, il corpo stesso di Dio. In relazione al Creatore non c'è niente che possa essere ritenuto cattivo o impuro, poiché il male e l'impurità sono strettamente connessi con le generazioni e con la generazione, come la ruggine con il bronzo e il sudiciume con il corpo. Non è certamente il fabbro responsabile della ruggine, né i genitori del sudiciume dal corpo dei loro figli, né Dio che ha creato il male. È il perdurare delle cose create che fa sbocciare il male, per cui giustamente Dio ha creato il cambiamento, come una purificazione delle cose create. Se è permesso a uno stesso pittore dipingere il cielo, gli dèi, la terra, il mare, gli uomini, tutti gli animali privi di ragione, gli esseri animati, non sarà forse permesso a Dio creare tutte queste cose? Oh, quale follia e quale grande ignoranza riguardo a Dio! La condizione di coloro che negano quanto ho appena detto è la più strana possibile. Si professano pii verso Dio e affermano di celebrare le sue lodi e contemporaneamente rifiutano di attribuirgli la creazione di tutti gli esseri. Essi, in tal modo, non solo ignorano Dio, ma commettono anche la più grande impietà nei suoi riguardi, attribuendo a Lui superbia o impotenza. Se infatti non è vero che Dio crea tutte le cose, e perché disdegna di crearle o non le crea perché non può farlo, pensare questo è un'impietà. Una sola qualità infatti Dio possiede, la bontà, e colui che è buono non è né superbo né impotente. Questo è Dio. Il bene, ossia capacità assoluta di creare tutte le cose. Tutto ciò che è stato creato da Dio, ossia da colui che è buono e che può creare tutte le cose. Ora, se tu vuoi apprendere come Dio crea e come sono state create le cose che sono, lo puoi. Considera questa immagine bellissima ed eloquente. Guarda il contadino che getta i semi nella terra. Qui il frumento, lì l'orzo, in qualche altro luogo qualche altra specie di semi. Guardalo ancora piantare, qui la vigna, lì un mero, e tutte le altre specie di alberi. È così che Dio semina l'immortalità nel cielo, il mutamento sulla terra, la vita e il movimento dell'universo. Questi principi non sono numerosi, bensì esigui di numero e facili da contarsi, poiché sono quattro in tutto, e inoltre vi è Dio stesso e la creazione, che comprendono tutto ciò che esiste.